diamo subito le formazioni ufficiali che sono giunte proprio in questo istante dall'addetto stampa, appunto dalla società rosso-verde. La Ternana scende in campo con Ginestra, Pedotti, Mauri, Papini, Fedeli, Tedeschi, Concas, Danucci, Scappini, Rigoni e Bussi. Risponde il Taranto con Nordi tra i pali, Dalderio e Prosperi sono i terzini, Migliaccio e Pastore compongono la linea dei centrali difensivi. Poi con la maglia numero 6 gioca Giorgino, la 7 è indossata da Cazzola, la 8 da Sciala, la 9 da Dionigi, la 10 da Paolucci e la 11 da Micco. Le panchine, quella della Ternana con Visi, Bizzarri, Dideo, Morello, Alessandro, Tozzi, Borsoi e Riganò. La panchina del Taranto con Faraon, Di Bari, Carrozza, Caturano, Sosa, Sciaudone e Marolda. Dirigerà questo incontro di calcio il signor Ballo Vincenzo della sezione di Trapani. Amici sportivi, buon pomeriggio, siete collegati in diretta con lo stadio Libero Liberati di Terni. La partita Ternana-Taranto è iniziata da 2 minuti e esattamente il risultato è di parità 0-0. Si gioca quindi la 7ª giornata del girone di andata del campionato di prima divisione di Lega Pro. Il Taranto è impegnato in trasferta sul campo della Ternana, una formazione costruita e allestita per puntare senza mezzi termini alla promozione in serie cadetta o quantomeno per ottenere un piazzamento in zona playoff, obiettivo al momento abbastanza diverso, quello del Taranto che punta a disputare un campionato più che dignitoso cercando di raggiungere quanto prima la salvezza e poi chissà. E c'è da dire che le formazioni in campo si presentano, soprattutto la Ternana, con diverse defezioni, a parte il Taranto che gioca nell'annunciato 4-1-4-1, ma seguiamo ovviamente questa azione offensiva da parte della Ternana che si conclude con la palla che termina direttamente in fallo di fondo. Vi ricordo che la formazione allenata da Giorgini in casa finora ha battuto il Real Marcianise per 2-1, addirittura il Pescara con un sonoro 4-0, mentre abbiamo notato poco fa il calcio di punizione ai danni del numero 5 Fedeli che si era portato in avanti, ma questo è un altro calcio di punizione in favore della squadra rossoverde. Al decimo sta per batterlo il numero 4, esattamente Papini, che prende la rincorsa, tocca per il compagno di squadra, attenzione, blocca Nordi, la conclusione del giocatore ternano che si era portato in avanti. E secondo uno schema il risultato tra Ternana e Taranto, l'arbitro fischia e manda tutti negli spogliatoi. Al termine del primo tempo allo stadio Libero Liberati, Ternana e Taranto 0-0, e cede il pallone al portiere. Si tratta di Nordi. Dicevamo appunto dello schema tattico della Ternana e della risposta tattica. Attenzione, attenzione, avanza il Taranto, gol, 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 gol. Marolda, Marolda porta il Taranto in vantaggio esattamente al quarto d'ora del secondo tempo. Gol del Taranto con Marolda, molto bravo ad approfittare di un errore della difesa della Ternana, e quindi lui ha recuperato il pallone perso dal difensore centrale e sull'uscita del portiere Ginestra lo ha colpito mettendo il pallone nel sacco. Gol del Taranto al quarto d'ora del secondo tempo. Autore del gol è esattamente Tommaso Marolda, entrato sul terreno di gioco al 6° minuto della ripresa al posto di Cazzola. Gol del Taranto quindi a Terni. Ternana 0, Taranto 1, gol di Marolda, gol di Marolda del Taranto, mentre stavamo notando che sul terreno per destinazione a destra qui sotto la nostra postazione si è alzato e sta effettuando gli esercizi di riscaldamento anche Cristian Riganò, e il tiro d'angolo, e quindi l'arbitro consente al 18° minuto l'ingresso in campo dell'attaccante Cristian Riganò, che è stato bomber del Taranto praticamente
17 gol il primo anno, 27 gol il secondo anno con la maglia rosso-blu. Rigano in campo al posto di Bussi, quindi non c'è più Bussi sul terreno di gioco, ma Cristian Rigano. Adesso ovviamente la Ternana cerca il tutto per tutto, pallone lungo, va a saltare di testa Rigano, esce il portiere Nordi ad allontanare, ancora Rigano e poi Sciala scaraventa il pallone in calcio d'angolo, quindi pericolo per il Taranto su azione d'angolo che abbiamo appena visto, mentre c'è gioco fermo per questo giocatore del Taranto che è rimasto a terra contuso. Annotiamo quindi il pericolo per il Taranto su azione da calcio d'angolo che è stato battuto qualche minuto fa, mentre ecco abbiamo rivisto molto bello il gol di Marolda dei tedeschi, e quindi c'è Rigano, attenzione che recupera la sfera, e poi Rigano, attenzione, alza una mano nei confronti di Giorgino, l'arbitro dovrebbe intervenire, attenzione, protesta Rigano, eccolo lì, continua ancora a parlare vivacemente con Giorgino. Non capiamo questo tipo di atteggiamento da parte di Rigano, che evidentemente dice c'è un giocatore del Taranto a terra. In avanti, forse Rigano chiedeva agli stessi giocatori del Taranto di mettere la palla in fallo laterale. C'è D'Alterio che manda il pallone in avanti, lo insegue Marolda, attenzione il tiro, pallone che sfiora l'incrocio dei pali e termina direttamente sul fondo ad allontanare la sfera, sfera che sta per essere recuperata, anzi viene recuperata dal Taranto in questo momento, attenzione con Caturano, il tiro che attraversa ovviamente l'aria piccola di porta. Il Taranto con Marolda che tenta di andare via, attenzione, molto bene, va avanti il Taranto con Caturano, attenzione il sinistro di Caturano e palla che sfiora il palo e termina a fondo campo. 49 i minuti del secondo tempo, al lato della porta attacca la Ternana, attenzione con Rigoni, Rigoni che converge al centro, è bravissimo Sciala, poi interviene Mauri, ma c'è, attenzione, un colpo di testa, attraversa e poi ancora palla alta. Attenzione, pericolo, pericolo per il Taranto al 50° minuto del secondo tempo, al 50° pericolo per il Taranto con questa traversa colpita dal giocatore della Ternana che ha colpito, eccolo qui, inquadrato il giocatore della Ternana, ovviamente appena si girerà noi avremo l'opportunità appunto di vedere il giocatore, si trattava di Tozzi Borsoi, e proprio in questo istante l'arbitro fischia e manda tutti negli spogliatoi. Taranto che vince a Terni la sua terza gara in trasferta dopo la vittoria di Foligno e quella di Caserta sul campo del Real Marcianise e la sconfitta poi di Arezzo. Taranto che conquista ovviamente una vittoria, devo dire anche meritata.